Eccoci qua. Allora, ragazzi, questa volta abbiamo a che fare con veramente un colosso della conoscenza, il professor Umberto Galimberti, ragazzi. Vedremo come, insomma, sarà una puntata veramente che io consiglio a tutti, perché non solo a chi conosce chi è Galimberti, perché praticamente in ogni fermata che faremo qui ci sarà veramente da smascherare tante di quelle cose. E interrompiamo il disco perché insomma ci dici una cosa, sì. Ecco, le pecore già cominciano a buone, perché adesso iniziamo, però bisogna avere un po' di pazienza, perché comunque diciamo noi andremo a parlare un po' della condizione dell'uomo in generale, cioè è come, cioè, alla fine di questo video tu, diciamo, uscirai con un'arma in più e non sarai più facilmente così ingannato da questi esperti, no? Quindi vediamo quindi come ci sono cascato anch'io, perché come molti personaggi di questa serie Debunked, anche Galimberti è stato uno che seguivo prima. E quindi però adesso ho scoperto qual era il trucchetto e tutto quello che non vedevo prima, no? Quindi vediamo di vedere quello che non vedevamo prima, no? Allora, ma prima io comincerei proprio con una mini scheda sul personaggio. Vai! Wow. Umberto Galimberti nasce a Monza il 2 maggio 1942. Wow! Dopo gli studi classici, nel 1960 si iscrive al corso di laurea in filosofia all'Università Cattolica di Milano, dove... Ma ovviamente non è che possiamo andare avanti con questa scheda, ragazzi, perché questa sarebbe la versione così, diciamo, per il pubblico, diciamo. Maestro Umberto Galimberti mantiene a tutt'oggi un rapporto di devozione e stima a partire dal primo loro incontro nel 1960. Allora, intanto bisogna, cioè, vedere che li sanno anche scegliere, diciamo che lui ha proprio una faccia da statua, tipo, cioè, sembra tipo c'ha proprio la faccia da filosofo, cervello, tutto questo barbone così da saccia proprio, no? Quindi andiamo avanti perché non voglio perdere tempo qua. Quindi, ragazzi, dietro questa maschera di esperto e tutto, io ho scoperto cose incredibili, diciamo, che andremo adesso a condividere, no? Allora, condividere. Allora, io premesso. Intanto, vediamo un po' di cosa parleremo di questo giovane, perché ci parleremo dei giovani, diciamo, no? Perché lui, siccome è un esperto, il compito suo è quello di tenere buoni le pecore, no? Quindi questa è la nostra, diciamo, condizione umana, diciamo. Ci sono questi parassiti che vivono alle nostre spalle, questi predatori, e devono tenere buone queste pecore qua, che gli si leva sempre di più e gli si prende sempre di più, e quindi per stare alle loro spalle, no? E quindi servono questi esperti per tenerle buone, no? E dunque, qui vediamo quindi perché quindi lui parlerà dei giovani, no? E dei bambini anche, quindi, perché lui è anche un psicoanalista, quindi sa tutto. Quindi qui vedremo un giovane di oggi che in un video dice che si è in bocca, però poi scopriremo. Poi parleremo di altri fenomeni esperti come Galimberti che girano online, come Serafino Massoni. Questa è una pagina Facebook di Serafino Massoni. Però parleremo perché loro, questi esperti, ci dicono che, diciamo, l'uomo è cattivo. L'uomo è cattivo e dobbiamo dare più forza alla donna. Loro vogliono, diciamo, un mondo così, no? E loro dicono: ma perché? Cosa c'è di male nel fare questa cosa qua, no? È come se tu, che ne so, vedi tua figlia a letto con un camionista e loro non vogliono che tu, capito, te ne esca con limiti o cose. No, qual è il problema? Scusa. Ecco. Poi andremo ad analizzare tutto questo. Questo, come la Chiesa trasformò il Dio dell'amore nel diavolo.
Quindi poi vedremo insomma come sono riusciti, diciamo, a spogliarle piano piano, perché c'è un problema fondamentale, diciamo, con la donna che, diciamo, nella Bibbia è stato spiegato con la cosa della mela, no? E qui c'è Dio che dice: ma cosa hai fatto? Ti ho detto di non toccarlo. E l'uomo dice: questa c'è cascata, che ha parlato il serpente, l'ha ingannata e ha detto che no, no, mangia, mangia, non ti succede niente. E questa purtroppo l'ha mangiata, io non c'entro niente, questa c'è cascata. Quindi invece, premesso, perché uno vedendo questi video parte subito il pregiudizio, no? Allora io, diciamo, non è che ho i poster di Papa Bergoglio a casa mia, cioè non sono un tipo che vado in chiesa ogni domenica e così prego tutto quanto, diciamo, no? Ho capito semplicemente meno di un anno fa come, diciamo, questi parassiti che ci governano attaccavano molto la Bibbia. Io ho sempre visto la Bibbia come una cosa, ma che è sta roba? Sono noiosa. Poi però spulciando questo libro ho capito che, cioè, per quanto, diciamo, io posso così pensare in un modo, ma se i miei nemici, per esempio, usano e si affidano a questo libro per fare il contrario, allora io devo capire come è fatto questo libro, cioè perché lo attaccano in questo modo, no? Quindi siccome nella Bibbia dicevo che non fare questo, non fare questa roba qua, perché poi i bambini che nascono così, se la donna si diverte così, vanno in mano, cioè è finita, diciamo, non c'è, è finita. Se non c'è famiglia, se non c'è niente, non limiti. Invece loro vogliono non limitarti, quindi loro dicono che bisogna passioni che se non soddisfatte, dicono i malati di mente, e degradano appunto in pornografia, cioè che danno la colpa a pedofilia, pornografia, danno la colpa alle regole, cioè loro vorrebbero meno regole. Okay? Quindi semplicemente vedendo che questa gente quindi non attaccava queste regole che ci sono scritte in questo libro, la Bibbia, che, ripeto, a me non mi interessa quello che pensi tu, a me interessa semplicemente che il mio nemico attacca, fa, diciamo, il contrario di quello che c'è scritto in questo libro. Non mi interessa se cosa credi, quello che c'è scritto nel libro, eccetera, eccetera. Io semplicemente ho notato questa cosa qua e quindi ho visto che fammi spulciare un po' le cose. Quindi spulciando le cose poi ho capito. Ecco, adesso con questa presentazione che ho fatto, ragazzi, sarà molto più semplice capire cosa fanno questi esperti, il compito degli esperti, ragazzi. Qui vedremo praticamente questa persona che viene invitata anche in università, così, convegni, scuole, ovunque, e nessuno però riesce a capire, cioè, che è come se avessero tipo invitato uno psicopatico che gli dice praticamente di tutto, come per esempio il fatto, per esempio, che dice che il mondo come lo intendevano qui la Chiesa, che avevano messo al centro l'uomo, è sbagliato, e al centro va messo la donna. Allora, ragazzi, chi ha scritto, lasciamo stare, io direi, diciamo, chi ci ha creato, ci ha spiegato nella Bibbia che la donna ha dei difetti, nel senso che non riesce a vedere il pericolo. Per esempio, se la donna avesse capito che non deve avvicinarsi al serpente, non ci sarebbe cascata. Infatti adesso sta puntando il dito, è stato il serpente. Invece loro, i nostri nemici, ragazzi, questi qua, questi mostri qua, sapendo che noi, cioè che l'uomo è forte insieme alla donna, che ha altre cose rispetto all'uomo, però nell'insieme creano una forza. Loro, sapendo invece che come natura questo essere, la donna, è, sì, dove sta? Qua. È debole, loro la vogliono mettere al centro, gli vogliono dare tutto il potere e devono prendere in giro l'uomo. E questo vediamo come lo fanno.
la conoscenza razionale. Qui le donne capiscono un pochino di più questo discorso degli uomini, perché gli uomini maschi sono molto limitati ad un pensiero sostanzialmente logico-matematico Certo. e fuori di lì non capiscono altro. E se uno produce un pensiero che non è rigorosamente logico-matematico, riceve subito l'appellativo di pazzo, di fuori di testa. Infatti, il modo con cui i mariti si rivolgono alle loro mogli, quando le loro mogli hanno delle espressioni Sì. intuitive, dicono: "Ma tu sei pazza, naturalmente". E questo è un limite che hanno i maschi, strutturati così. Perché hanno questa strutturazione modesta? Sì, dicono, guarda, lo dico da maschio, hanno una strutturazione modesta perché sono uno i maschi, sono Sono autocentrati su se stesso, sono uno. Io dico che i maschi sono uno, le donne sono due. Non nel senso di uno più uno, ma di uno e l'altro. La donna Fatality. ha un corpo per altro, per un altro, sia che generi, sia che non generi. La sua struttura fisica è per un'altra esistenza. Non parliamo poi della sua psiche. Non è un caso che in tutta la storia tutte le pratiche di cura sono state io, ma la struttura relazionale non è costitutivo del maschio, è costitutivo della donna. Sì. È costitutivo della donna, anche nell'ambito della sessualità, tendenzialmente, adesso non lo so più perché si è sconvolto il mondo, ma tendenzialmente la donna tende a compiere gesti sessuali all'interno della relazione, a differenza del maschio che prescinde benissimo anche dalle relazioni. Di qui vedete come è limitata, come è modesta la dimensione maschile rispetto a quella femminile. Se volete vi dico di sì, le donne capiscono di più quello che sto dicendo quando parlo di sentimento, non perché sono più sentimentali, ma semplicemente perché la loro struttura psichica è duale, è relazionale, mentre la struttura psichica maschile è monistica, autocentrata, percorsa solo dalla razionalità. Uomini ha ragione, non va bene. Vabbè, non è un problema perché il mondo è fatto di maschi e di femmine. Per fortuna, per voi ovviamente. Sì? Cosa ha da dirci la donna? Ecco, quindi loro, siccome diciamo, loro le vogliono a letto queste pecore, le pecore fatte da uomo e donna, loro per farla venire a letto la pecore e toglierla a te, poveraccio, le dicono: vieni, vieni, spogliati che tu sei intelligente, sei bellissima. Beh, però chi è che comanda sono sempre loro, eh? Non è che gliene frega qualche cosa, vogliono solo che aprono le gambe queste, nient'altro. Però ancora non abbiamo capito. Lasciamo questi esperti. Vai, esperto. I maschi avranno anche altri valori che di solito Certo. non è che li possiedano, vengono a loro attribuiti dalle donne, perché le donne Certamente. attribuiscono agli uomini valori di forza e protezione, ingenuamente, naturalmente. E poi le donne hanno anche l'inconveniente grave di essere un po' vittima di un delirio di onnipotenza, siccome la donna genera, ma Sì. Sì. può anche abortire, quindi ha un potere di vita e di morte, che è un potere assoluto, il potere del re. Potere del re. Attenzione che adesso dice una cosa bellissima, ragazzi, a proposito dei re e di come, diciamo, funzionava prima, ma è abbastanza simile anche adesso. Nel Medioevo, quando c'era lo Ius Primae Noctis, cioè... Attenzione, ragazzi, Ius Primae Noctis. Praticamente, quando le pecore si sposavano una con l'altra prima, pecora maschia, pecora femmina, prima però dovevi cedere questa pecora femmina al re. C'era questa piccola regola. E lui dice che ma non era per fare sesso. Ovviamente no, no. Quando un ragazzo doveva sposarsi, la prima notte la doveva passare col feudatario, col principe, col capo della città. Sì. Non tanto per Non tanto per ragioni questioni sessuali. sessuali, anche perché questi principi, questi feudatari. Sì, no, no, no. No, 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 assolutamente no. Quindi capito, ragazzi, come avere. Fai una regola che, senti, tu me la devi prestare il primo giorno, poi te la sistemo io e poi te la lascio. E così hanno, diciamo, il compito loro, quindi è anche quello di rendere la donna sempre più così nuda in giro, no? E in modo tale, queste per esempio sono con la cultura hanno fatto sì che le donne invece di piangere i loro, qui stiamo parlando degli anni 20, ragazzi, dopo la guerra, la prima guerra mondiale, le donne gli hanno detto di festeggiare, di la minigonna, tutte queste belle cose così, e per poi sbranarle.
And in these roaring 20s, dancing the Charleston, women were loosened up to be preyed upon by the fair aristocracy. To be preyed upon, per essere preda poi degli aristocratici. With all those Europeans dead, just as the sexual revolution of the 60s, right after World War II, with all those men dead. And this is how European women celebrated the death of their men, with 9 million European men dead. Dopo 9 milioni di morti, così celebrarono. Mamma mia. E questo è il serpente, ragazzi, il problema della donna, no? Che ci casca. E noi non riusciamo a capire che il compito di questi qua è spogliarle con la bocca. Con la bocca, la cultura, lui adesso sta dicendo di spogliare. E questo qua è tutto un... tutta questa serie di link che adesso vedremo è come, diciamo, togliere potere alla pecora, che sia il matrimonio, che siano i figli, il lavoro e tutto. Il lavoro suo è come togliere potere a noi e darlo a questi in alto. Questo è il compito di questi qua. Quindi risentiamo al volo questo pezzo qua, grande Schatz Fratz, che sta rischiando la vita a minacce di morte e tutto per dire la verità, eh? Vive in Svizzera. Immediately after the war. And this is what a war is about. You kill the man, take their women, the land and the cattle. Capito? Questo dice è la guerra. Ammazzi gli uomini, prendi la terra, le donne, the cattle, quindi il bestiame. Only Pharaoh takes the key position. Lo sai, no? Che tu, giovane d'oggi, puoi metterti, farti fighetto e tutto, però sai che la donna ha il fiuto dei soldi, lo sai, sì. Quindi è inutile, pirla, sveglia, the game is rigged, come dicono, è inutile, non c'è guerra, non c'è competizione con uno che c'ha i soldi. Hanno fatto un sistema dove vincono loro, perché... sono dei geni, no? E quindi le donne però che non capiscono il pericolo, perché se questo ti dice che tu la donna sei intelligente e tutto, no, perché gliene frega niente, perché te vuole portare a letto. E la donna che gli piacciono i gioielli, le cose, ci vai, non si fa problemi, a borsetta, guarda come sono sexy. E loro godono proprio, perché hanno raggiunto il loro scopo. Ecco, guarda cosa dicono la donna. Dicevo che la donna però ha anche l'inconveniente, avendo il potere di vita o di morte, ha anche l'inconveniente di avere sottostante una sorta di delirio di onnipotenza. Cambiare gli uomini, ma gli uomini non li puoi. Attenzione, per cui pensa di cambiare gli uomini, ma gli uomini non li puoi cambiare, sono pietre. E quando gli uomini cominciano a comportarsi male, devono lasciarli subito, perché prima o poi, se dopo si arriva alla dimensione tragica, di cui la donna è colpevole in virtù di questa sua dimensione di onnipotenza inconscia. Guarda come ridono, perché sono bambine, cioè anche se fossero adulte hanno problemi, ma quando sono bambine e sentono questo, che cominciano a prendere appunti, devo lasciare l'uomo, io sono meglio. Spettacolo, perfetto. Che siccome genere pensa anche di poter cambiare, ma gli uomini non li cambi, perché il materiale è quello che è. Okay. È un materiale povero, non ha molte dimensioni al di fuori di quella logica. Capito? È solo logica razionale l'uomo, purtroppo è stupido. Capito, ragazzi? Siamo solo al secondo link. Allora, uomini stupidi, gioca con i tuoi buchi, dice qua. Cioè, ragazzi, è qualcosa di incredibile. Cioè, qui spesso vedi questa maestra qua che sente questa roba, però lui è bravo a ipnotizzarti, no? Perché c'ha la giacca, la cravatta e tu... Oh, ma forse me sta sfuggendo qualcosa, quando intende buchi forse non parla di quei buchi là, invece parla proprio di quelli, ragazzi, sentite. Ragione, se non la complessità dei problemi a cui le ragazze vanno incontro per essere naturalmente più intelligenti dei maschi in quell'età, è ovvio, perché l'intelligenza viene automaticamente alimentata dalle problematiche. Perché se tu ti trovi di fronte a un problema, sei continuamente costretto a cercare la soluzione, attivi il cervello, mentre i maschi che problemi hanno? Va bene, ma qui ci fermiamo, perché forse abbiamo già detto troppo. Ecco, comunque, no, questa trasformazione, tu sei costretto a rivisualizzare il tuo corpo, che non è una cosa facile, e soprattutto a rivisualizzare il mondo.
cioè gli organi che prima conoscevi, i buchi del tuo corpo che prima conoscevi come organi della manducazione, della minzione, della defecazione, diventano organi erotici. Dove lo metti questo erotismo? Come fai? Come fai a fare questa trasformazione? La tua visione del mondo viene inevitabilmente, richiede inevitabilmente di essere riformulata ab, ab abimis, cioè dal profondo. Wow, qui abimis. Fatality. C'è sta il parolone, quindi t'ha steso. Però insomma, capito, donna, ti devi divertire con la tua sessualità. Gioca. Qui ho segnato Serafino Massone. Quindi diciamo loro se la prendono, spesso si sente parlare anche lui, ho scoperto che parlano sempre di questo sistema che è contro la donna, che noi abbiamo vissuto sempre in un sistema patriarcale. Adesso com'è? Vabbè, non mi viene. Patriarchismo, no. Patriarchia. Quindi l'uomo che comandava, invece adesso dobbiamo dare la potenza. Quindi dare il potere alla donna, così poi viene a letto con noi. Perché in effetti chi è che comanda il sistema non sono le donne, ragazzi. Sono sempre questi mostri qua. So. Capito? Però per farle venire a letto, quello che ho detto prima. Quindi a proposito di esperti che parlano di questa cosa qua, ma anzi, la pagina di questo malato di mente qua, la vedremo dopo, che mette foto di bambine così. Vediamo perché commenta anche queste foto. Allora, Dolce Vergine Orientale, Serafino Massoni. Allora, per chi non conoscesse il soggetto Serafino Massoni, vediamo perché è un esperto anche lui nello spogliare. Le donne hanno sempre parlato di sesso, solo che una volta. Capito, le donne prima hanno sempre parlato di sesso, era sempre nella loro mente, secondo questi malati di mente. Siccome devono spogliarle le donne, no? E farle venire perché hanno i soldi, devono anche scioglierle, no? Perché se tu hai delle regole, non fai delle zozzerie, quindi non vai dai malati di mente, ragazzi, cosa sta al bar a bere? C'erano i settimanali patinati, le riviste patinate una volta, non c'era la radio, non c'era la televisione, non c'era web, non c'erano i talk show, per cui non sono state fatte le registrazioni delle donne che parlavano di sesso. Le donne hanno sempre parlato di sesso, sempre, infatti a caso sono state messe sottomesse, ma le donne hanno sempre parlato di sesso, però ecco, ferma, dai. E dice anche che di essere un esperto qua, sentiamo. Hai capito? Solo io sono autorizzato a parlare di queste cose. Parlare chiaramente. Tra l'altro ci stavano dando qua forma ottagonale, ma comunque sì. Forma ottagonale, ragazzi, è il simbolo di aristocrati, quindi questa gente sono tutti amici, ragazzi, che godono con i soldi che hanno a fare le loro zozzerie con noi. A usarci, ragazzi, come noi usiamo la pecora per la lana, per la carne, per il latte, per tante cose, no? Allo stesso modo loro devono estrarre tutte queste cose per il loro divertimento e senza fare niente. La stessa cosa, ragazzi. Quindi ottagono più croce dei templari qua è il simbolo di loro, quindi è una cosa che ho notato mentre vedevo sto video, cioè a parlare della sessualità patriarcale, la sessualità patriarcale. Dai. Il maschio ha messo sotto la femmina, certo? La funzione dello sperma, ecco, zozzeria proprio lo stato puro. Chi altro? Giovane romena, qui adesso ci dice che si è innamorata di una figlia. Mi manda queste foto e io continuo a pensarci. Perché lei è giovane. Guardate che questo è il suo studio, vedete che meraviglia. Io ho 77 anni compiuti, mi avvicino ai 78 anni, però lei insiste, ormai insiste. Dice che vorrebbe
che noi scrivessimo un libro insieme. Magari il testo lo scrive lei. Ma non c'è solo lei. Ah, qui fa vedere altre foto di Andrati. Guardate, guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia. Lei più che essersi innamorata di me. Che frazione un giudizio sulla sua arte pittorica. Pensate un po' voi. Ovviamente il testo sarebbe in lingua per resistere di fronte a tanta bellezza e a tanta arte. Come faccio a resistere di fronte a tanta bellezza e a tanta arte? Guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia. Lei più che essersi innamorata di me, si è innamorata della mia mente, capito? Certo, la tua mente malata, sì. Sto cercando raccio di pubblicare il libro, però deve vendersi un secondo perché ho problemi. Allora, giovane rumena, sì, questo sì, infetta, ma vediamo che altre hanno cercato di prostituirsi. Altre hanno cercato di prostituirsi con lui. Vai. Però fidatevi di me. Quello che vi dico è tutto vero. Sì. E beh, Giulietta si è interessata a me, cari amici, benché io abbia 75 anni, lei ha detto che non gliene frega niente dei miei 75. Lei è una ninfa, ci avrà. Sembra che abbia appena compiuto i 18 anni. Sembra. Credo che sia maggiorenne. Credo. Ora, siccome io non sono riuscito a capire dove abiti questa bella ninfa, bella si dice come la luce del sole, la luce della luna. E Giulietta è tuffante, francese, che fa pensare che possa vivere qualcuno delle ex colonie africane della Francia, che so. Sei malato di mente, fermo. Allora, lo stiamo qua. Poi un altro problema: maternità è un sacrificio, non devi farlo. Siccome le pecore le devono limitare di numero, l'esperto deve dirti anche di non fare figli perché è un sacrificio. Divertiti, dalla a noi. Non preoccuparti di fare per la famiglia. Ci pensiamo noi a te. Vai, maternità uguale troppo sacrificio. Vai. Una donna che deve generare deve sacrificare radicalmente se stessa per l'economia della specie. Anche se poi noi celebriamo l'amore materno e le donne finiscono per crederci, con calma l'amore materno. Io penso che accanto all'amore materno c'è anche l'odio materno, perché i costi dal punto di vista individuale e singolare sono enormi. Perché una donna deve vedere la trasformazione del suo corpo, il trauma della nascita, la soppressione del suo tempo, dedito tutto al neonato. Capito, ragazzi, tutti i sacrifici che ha fatto tua madre con te per farti vivere, per farti gustare questa vita, tu non li devi fare, dice il malato di mente. La soppressione del suo sonno, la perdita della sua presenza sociale perché magari perde anche il lavoro, la perdita dei suoi amori che magari non sono necessariamente unicamente per il marito e per il figlio. Wow. Ma state a sentire che gli esce dalla bocca. Amori oltre a quelli del marito. Dal punto di vista dell'economia dell'io è una perdita secca. Wow. Perdita secca. Capito che perdita che ha fatto tua madre e tuo padre con te? È stato uno sforzo inutile. Malati di mente, ragazzi. Questi li invitano, fanno gli esperti. Perché hanno giacca e cravatta, perché scrivono nella Repubblica questi. Sono questi, ragazzi. Che altro c'è qua? Pam! Qui parla bene del diavolo. Il grande Pal. Pal significa, adesso poi vedremo questa qua. Come la Chiesa trasformò il Dio dell'amore nel diavolo. Quindi Dio dell'amore, ragazzi, per loro, questo qua è l'amore. Questa roba qua. Questo qua è amore. Questo divertirsi così. Prendendo malattie, non facendo figli, pensando solo al divertimento. Questo è amore. E quindi il Dio, quindi in Grecia, di questi malati di mente, si chiama Dio Pan, rappresentazione della natura in tutta la sua forza selvaggia, è divenuto poi ingiustamente simbolo di malvagità. Ma perché? Ma perché? Le grandi corna, le zampe irsute e il zoccoli, la coda, la folta barba, nonché la forte carica sessuale, la capacità di generare panico solo con il suo aspetto e con il suo urlo, resero inevitabile
che con l'avvento del cristianesimo venisse identificato con il diavolo. Ma scusa, una persona così per bene, con la coda, carica sessuale, capacità di generare panico, ma scusa, ma perché dovrebbe venire identificato con il diavolo? Cioè, non riesco a capire. Cioè, perché venite sempre voi del cristianesimo a fare i guastafeste? Scusa, perché? Da sempre a Pan, ai suoi satiri, sono state associate le ninfe. Ecco, le ninfe. La pecora che ci cascano. Le ninfe, fanciulle bellissime, qual è il problema? Anch'esse depositarie di una forte carica sessuale. Forte carica sessuale. E quindi fammi trovare che c'ho 2000 schede. Al punto che dal loro nome è derivata in tempi moderni la parola ninfomane. Scusa, ma cosa c'è di male? Assaggiavano tutti i piaceri del sesso. Qual è il problema? Le ninfe, no? E poi arrivo al cristianesimo. Mannaggia, ma guardo. L'esempio che ho fatto prima, cioè tu vedi tua figlia minorenne con un camionista a letto, vieni là e avresti qualcosa da ridire al camionista, e il camionista dice: ma che palle, ma levati che mi sto a divertire. E la stessa, e poi arriva il cristianesimo, il malato che ha scritto questo articolo, poi lo vedremo sotto, non so, non lo conosco. E qui ci dice che questa è la parte finale. Ecco, il risultato finale di questa repressione sessuale è questo, capito? Ecco, e anche foreste distrutte, città caotiche, stupri, violenza, o un mondo dove tutti sono ossessionati dalla pornografia. Cioè, invece di dare la colpa a loro che sono malati di mente, che hanno messo in testa la gente di queste cose. Ma allo stesso tempo sono costretti ad accoppiarsi di nascosto, come ti permetti, lo devi fare in pubblico, nei loro bui appartamenti, lontani dalla luce del sole e della luna, lontani dal muschio selvaggio, dagli odori inebrianti della madre natura. Madre natura, siccome loro non vogliono dire Dio, loro lo chiamano madre natura, cioè niente. Lontani infine da se stessi, perché la natura del dio Pan e delle sue bellissime ninfe in fondo non rappresentano altro che i nostri istinti primordiali, che vanno espressi, pecora, e le nostre passioni più nascoste. Passioni che, se non soddisfatte, attenzione, degradano appunto in pornografia, perversione, prostituzione, pedofilia, capito? Tutto colpa delle regole. Il contrario, ragazzi, loro dicono il contrario. Violenza e stupro, veri mali che oggi affliggono e corrodono l'umanità intera, civilizzata. Ora che sapete anche questa storia, dove collocareste il male? Grazie, malato di mente chi sei? Stefano Pastor, grazie. Ti ringrazio per questi consigli utilissimi. Ma andiamo avanti con l'esperto che ne sa qualcosa più di noi, diciamo, sicuramente. Gender, qualche genitore fa domande e si chiede: ma scusi, ma adesso ci avete messo in testa che dobbiamo essere i maschi, devono essere femmine, femmine maschi? Come mi devo comportare con mio figlio? Che devo dire? Quando, per esempio, a scuola vengono insegnate teorie nuove, Teoria. per esempio il gender o qualcos'altro, che a casa non vengono riconosciute come valoriare, come valori della famiglia, quella famiglia come si deve comportare? Il genitore, ovviamente. E c'è la risposta. Sentiamo la risposta dell'esperto. L'esperto ci deve dire se va bene, cioè dobbiamo accettare questi orrori oppure no. Dunque, quando a scuola vengono insegnate teorie, come lui dice, strane. Come lui dice, strano, già lo sta prendendo in giro. Ma sei proprio un antico. Scusa, ma l'uomo deve mettersi il rossetto. E la donna deve togliersi le tette con operazioni chirurgiche e prendere gli ormoni. Ma scusa, ma io ti voglio morto, no? Secondo te, che ti devo dire? Devo dire di fare una vita normale così poi tu cresci sano? No, ovviamente no. Io ti devo dire questo.
famiglia non sono, o diverse perlomeno, che in famiglia non sono condivise. Beh, che male c'è? Che male c'è? Qual è il problema? Oh, io diffido di una scuola che non fa altro che insegnare i valori che sono stati praticati nella famiglia, perché creo delle persone sostanzialmente chiuse e incapaci di capire l'alterità. Capito? Siete persone chiuse, siete finiti. Quindi continuiamo fino al 44. Parte l'applauso delle pecore, ragazzi. La scuola pubblica avrà tutti i difetti del mondo, però una cosa interessante è che nella scuola pubblica tu vedi ormai, soprattutto in questi fenomeni migratori, bambini... Che a loro piace il fenomeno migratorio, ragazzi, perché loro vogliono farvi sparire, voi italiani, per sostituirvi con poveracci, non hanno cervello, completamente in difficoltà. Non è che non hanno cervello, non hanno il potere di fare niente, scusate il linguaggio, perché dentro a loro ci sono anch'io. Le facce diverse, con i colori diversi, con le religioni diverse, con le lingue diverse. Che bello, la diversità, no? Dovete accogliere pecore, pecora, pecora, devi accogliere pecore, non devi fare l'antico. Cioè, capito? Io posso accogliere quando invito qualcuno, no? Ma se qualcuno viene a casa mia se non invitato, scusa un attimo. Ovviamente, siccome sono loro stessi che mandano sta gente. Vediamo quest'altra risposta. Ecco, sì, no, ma le direzioni uniche, le direzioni uniche... Il padre gli ha continuato aveva qualcosa da ridire, diciamo. Che sono direzioni limitative. Si sei limitato. Più esperienze diversificate faccio e più sono... Più esperienze diversificate, più tanti colori dobbiamo avere, dobbiamo conoscere l'altro, ragazzi, tutti, dobbiamo conoscere tutto il mondo. E tu devi stare zitto e devi accogliere, pecora. Intelligente, per esempio, prendete, non vi siete mai chiesti perché nel mondo antico il popolo greco ha inventato tutte le scienze occidentali. Vai, qui con i malati davanti ai greci, vai. La matematica, l'astronomia, la fisica, l'architettura. Perché? Perché era un popolo che navigando continuamente si confrontava con altri popoli, rubacchiava di qua e di là e alla fine faceva una sintesi. Rubacchiava, tra l'altro. Se io invece prendete le popolazioni di montagna, chiuse nel loro enclave... Capito? La tradizione, ragazzi, la dovete scordare, le vostre modi di fare. No. C'è un nuovo mondo adesso, ragazzi. Tu sei una pecora, devi stare in un campo di concentramento. Tu non hai più diritti. Non sviluppano nessuna varietà di cultura, sono più limitate, non c'è niente da dire sotto questo profilo. Certo, grazie esperto. Ma vediamo che anche a qualcun altro del pubblico comincia un attimo. Ma cosa ci dici? Scusa, ma il mondo non è come stai dicendo tu. Vediamo questo sfogo. A livello psicologico, la gente è andata fuori di testa. Fuori di testa perché? Allora, un paese di raccomandati, i politici che sono quelli che sono, la scuola che è quello che è, chi è bravo deve fuggire. Cioè, in tutto questo caos, in tutto questo marasma. Quindi, diciamo che questo è un modo di vedere il mondo un po' più vicino alla realtà, no? Ma scusi, i presidi, spesso i docenti universitari, corruzione, allora, sappiamo chi sono, no? Sono figli della raccomandazione, sono figli degli amici e compagnia bella. Allora voglio dire... Ma dai pure una pizza al deficiente. In un contesto più razionale io posso anche, dire la mia. Ma io sinceramente, purtroppo mi dispiace, a partire dalla strage di Piazza Fontana nel 69, in questo paese, ho 60 anni, ne ho viste di tutti i colori come tutti ne abbiamo viste di tutti i colori. Capito ragazzi, siete stati terrorizzati come ci terrorizzano da anni i malati di mente, ragazzi, con attentati e cose. Capito? E la pecora dice sono rassegnata, che devo fare? A sto punto io mi tiro indietro, mi distacco, se posso aiuto qualcuno, ma per il resto viviamo veramente in una violenza, in un caos per cui anche i ragazzi, non lo so poveracci quello che devono fare, non ho parole. Ma... Grazie. Grande lui. Ma sentiamo invece, sicuramente non sarà d'accordo l'esperto, no? Che appunto qua ci dice non c'è crisi, anzi,
C'è crisi, ma andrà sempre peggio perché non si può cambiare pecora, la devi accettare. Questo futuro che stiamo creando. Il nichilismo non c'è, no, il nichilismo è qua, il nichilismo lo tocchiamo con mano. E che non dipende dalla crisi, eh. Oh, attenzione, la crisi, c'è una crisi abbastanza leggera per quanto concerne noi dell'Italia settentrionale, nel senso che non è che abbiamo cambiato radicalmente i nostri costumi, ci siamo impoveriti in una maniera radicale. E poi è una crisi che non finirà mai. Ovviamente, non è una cosa che si entra e poi si esce, perché? Perché la tecnica porterà via sempre di più posti di lavoro, perché la globalizzazione fa sì che c'è un mondo di schiavi che fa pagare le cose meno rispetto a noi, quindi finché non si interrompono questi processi, noi dovremo continuamente abbassare il nostro livello di vita, che non è neanche un male. Capito? Non è male, pecora. Devi abbassare, devi... campo di concentramento, ragazzi, piano piano. A me piacerebbe sapere se all'inizio della crisi quante donne hanno aperto gli armadi, hanno visto quanti vestiti avevano, di cui non avevano neanche più la memoria. E poi, se anche diventiamo un po' più poveri, magari rinasce un po' più poveri, ma dobbiamo diventare un po' più poveri, ragazzi, qual è il problema, scusa. Qui. L'uomo è antiquato, con incluso applauso delle pecore, cioè è talmente bravo che ti dice che sei un coglione e tu gli lo applaudi anche. Del resto che l'uomo andava marginalizzato progressivamente, lo diceva Spengler, lo diceva Heidegger all'inizio del Novecento, lo diceva Jaspers. Ma la dimentica con lui, eh? Ragione l'ha detto più esplicitamente Bondarando, si colpa il libro intitolato L'uomo è antiquato, che significa che gli uomini sono dei pressapoco rispetto alle macchine. Il computer che il bancario ha davanti è molto più perfetto di lui, non solo perché ha più memoria, ma perché non si ammala, perché non è di cattivo umore, perché non resta gravido. Cioè, l'umano è un pressappoco rispetto alla perfezione della macchina. E quello che si chiede agli uomini è di diventare sempre più macchine, non è una cattiveria, è una necessità. Non devi sbagliare. Devi sbagliare, pecora. Applauso alla pecora, ragazzi. Buona, pecora, buona. Incredibile, ragazzi. Ti dice che sei finito, sono meglio le macchine, sei un coglione e tutto, e tu applaudi. Ma applaudono anche in altri punti. Aspetta. Siete stupidi. Siete più stupidi del telefonino. Sentiamo questo. Voi stessi, col telefonino che avete in mano, nel telefonino c'è un concentrato di intelligenza umana collettiva che oltrepassa radicalmente la vostra competenza. Voi siete già più stupidi del vostro telefonino. È vero o non è vero? Allora, dice Ari, il problema non è... Applauso della pecora, ragazzi. Dobbiamo diventare macchine. Loro spingono questa tecnologia, questo... Se non si può più tornare indietro, capito? Tu sei malato, tu sei l'uomo senza le macchine e niente. Ma vediamo qui dove l'abbiamo, dove l'ho beccato qua. Allora, ragazzi, com'era qua? La cosa oriente d'Italia, come cazzo si chiamano questi? Comunque i massoni, ragazzi, compasso e squadra lì. Sentiamo cosa dice da questa bella gente. Anzi, andiamo a vedere proprio. Così ci capiamo, ragazzi. Vai. Grande oriente dei malati di mente d'Italia. Vai. E dice niente. Capito? Avete dubbi per chi lavora questa... No, no, giusto, perché forse qualcuno gli è sfuggito, diciamo. Aristocrati, piramide, sono i massoni, ragazzi, sveglia, sveglia, e vediamo cosa ha detto dai massoni, il malato demente, vai malato demente. Perché come fa la morale chiedere alla tecnica che... La morale, cioè perché dobbiamo avere la morale, perché... regole, cose, ma lasciami stare, io sono la tecnica, la tecnologia, devo andare avanti, devo andare avanti, perché loro con noi poi vogliono giocare con noi come se avessero il joystick. Il sogno loro, diciamo, è portare una di queste pecore, quando hanno bisogno di fare sesso, per esempio, prendono il joystick, come tu col joystick lo puoi comandare la pecora, il tuo videogioco. Loro vogliono arrivare a
al punto dove possono controllarci come vogliono loro. Quindi quando gli va di sfogare il loro così, sesso, diciamo, no? Prendono e portano, come fanno adesso con i soldi, però ce l'hanno questo potere di comandarci con i soldi, no? Di far venire ogni sera una minorenne diversa a casa da loro, no? Hanno i soldi che fanno da joystick, che da comando qua, no? Però vorrebbero avere il controllo completamente della mente, e questo lo puoi fare con il 5G che stanno facendo adesso. Una volta che tu puoi mandare onde che possono influenzare il modo come pensa il cervello, a quel punto, diciamo, il controllo sarà ancora più totale, diciamo. Se non credete a me su queste cose che sto dicendo, ecco, vediamo i malati di mente stessi che non vedono l'ora che ci sia questa tecnologia. Sentiamo. Cittadino. Occhiali con realtà aumentata aiutano i soccorritori a trasmettere in continuo parametri vitali, poter trasmettere immagini riprese da un ecografo sono fondamentali. Capito. Però la tecnologia in sé non serve a nulla. Tutti quelli che si sono succeduti sul palco hanno parlato di ecosistema. È vero, la tecnologia è inserita in un ecosistema che ha dell'intelligenza artificiale, per far sì che giungano, per esempio, solo le informazioni che servono. Capito? Non darmi se la pecora pensa altre cose. Io non voglio accedere a quei dati. Non c'è un problema di privacy, ragazzi, per niente. Vai, che altro dice questo esperto? Modo. Si tratta di garantire la salute a tutti i cittadini, perché ben venga che nel 2019 noi copriamo tutto. Capito, ragazzi? Salute ai cittadini. La schiavitù è libertà, ragazzi. Le catene sono libertà. Sono malati di mente, ragazzi. Stanno per cuocerti vivo, per controllarti senza filo, e lo chiamano libertà. Da Milano col 5G. Ma se che ben venga che nel 2019 noi copriamo tutta Milano col 5G, ma se devo pensare di utilizzare la tecnologia sul soccorso territoriale, deve funzionare anche quando parlo nelle aree remote. Capito? Non posso dire al cittadino che ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Capito? Cioè non è che la pecora non deve essere coperta dalle onde ovunque si trovi, no? Tutte le pecore devono avere il diritto di essere cotte con le microonde, capito? Quindi tutto questo va inserito in un progetto globale. Progetto globale a cui Areva aderito per arrivare sul pratico. Sicuramente la sperimentazione ha dimostrato grande importanza. Abbiamo avuto in tempo reale delle informazioni che magari adesso venivano trasmesse telefonicamente, invece le abbiamo subito. Questo ci ha permesso, o comunque ci permetterà, di meglio curare i malati. Demente. Concludo dicendo. Ma scusami, voi chi è che vi assicura di voi? Quello che ho detto all'inizio, non dimentichiamoci mai che tutto questo in ambito sanitario vale se noi continuiamo a tenere al centro dell'attenzione il cittadino, o meglio ancora l'individuo. Tutto deve girare intorno all'individuo e tutto deve permetterci di garantire il più possibile che l'individuo sia curato nel giusto posto, con la giusta terapia e il prima possibile. Grazie. Bravo. Parolone. No comment. Andiamo avanti qua. Buone pecore. Adesso andiamo avanti. Quindi la tecnologia, ragazzi. Malati di mente, ragazzi. Basta vederli in faccia, ma voi non ce l'avete più gli occhi, purtroppo. E vi fate sbranare dai lupi. Dove sto qua? Ah, i massoni, stiamo parlando dei massoni, no? Ritorniamo. Perché come fa la morale chiedere alla tecnica che può di non fare ciò che può? Non si è mai visto questo. Ma perché? Ma fammi divertire, no? Voglio comandarti col joystick, ma poi lasciamelo fare, no? Noi abbiamo conosciuto in Occidente tre tipi di morale: la morale cristiana, che è stata una grande morale fondata sull'intenzione. Tutte belle parole, è grandissimo a dire che è un cristiano, ragazzi, come tanti altri che ho smascherato, no? Ma c'è anche un massone 2 qua, sì. Ecco, questa è la parte finale delle... Conto. Vai. Qui c'è l'applauso e la stretta di mano con i massoni, ragazzi. Denken als Rechnen. Wow. Quello che fa solo calcolare, o in termini economici o in termini tecnici, e non abbiamo un pensiero alternativo. Conclude dicendo che non c'è alternativa, schiavo. Questo.
e non avendo un pensiero alternativo a questo, dobbiamo restare in questo tipo di pensiero. Grazie. Zitti e muti. Guarda che roba, ragazzi, qui ci stanno i malati di mente con i cazzetti loro qua al collo, il centrino, come si chiama, la parte che mettono per coprire il pisello sotto. Roba, ecco. Diamo la mano all'esperto, vai. Ecco. Presentato dalla massoneria. Sveglia pecora, sveglia pecora. Io lo dico ai giovani, ecco, adesso gli dai giù con i giovani che non si danno da fare. I giovani devono essere come gli schiavi cinesi, vai. Cioè, se loro, io lo dico molto spesso ai giovani: guardate che i vostri concorrenti non saranno i primi, quelli che sono i più bravi in classe, i vostri concorrenti saranno i cinesi e gli indiani, ma non perché sono tanti, ma perché sono più bravi, perché sono più abituati al sacrificio. Capito, pecora, ti devi sacrificare, pecora, pecora. Questi saranno i vostri concorrenti. L'anno scorso l'università di Harvard ha bandito 60 borse di studio e 48 le hanno vinti i cinesi. Da noi è impossibile. Perché noi non siamo ancora arrivati al livello di cittadinanza, siamo rimasti a livello di parentela, per cui si va avanti. Capito, pecora? Dove stiamo qua? Cinesi? Ecco. Giovani, non deve esserci futuro, quindi non deve esserci futuro. La mente laica, ma manteniamo la cultura cristiana che guarda al futuro sempre in termini positivi. Capito, siccome pure che avevamo prima, c'era una speranza, c'era un limite, no? Loro la devono distruggere perché devono farti diventare uno schiavo totale e ti dicono che guarda, quel modo di fare prima era stupido, dobbiamo aggiornarci. tra l'altro adesso vedo il gufo qua, simbolo sempre dei massoni. Ragazzi, non si scappa, ragazzi, questo è ecco pure qua sopra, sarebbe lo stesso qua. Mente laica, ma manteniamo la cultura cristiana che guarda il futuro sempre in termini positivi. Invece no, il futuro non è una promessa, non è una speranza, è un luogo dove bisogna... Non ci sarà lavoro per te, pecora. Devi... è una corsa, devi concorrere, devi fare concorrenza con altri schiavi come te. Il più forte ce la fa, schiavo. Darsi da fare e prenderselo. I giovani sono passivi e rassegnati. Perché non se lo prendono questo futuro, tanto gli spetta loro per ragioni biologiche. Certo, che vai. Se lo prendano, che facciano qualcosa. È semplice, no? Anche se le condizioni sono difficili. Sono difficili per la semplice ragione. Io mi sono laureato nel 1965 in filosofia. A giugno c'è stato un concorso, un'abilitazione a ottobre, un concorso a febbraio. Ovviamente tu hai fatto subito perché era un altro mondo, ovviamente con regole. Invece i giovani d'oggi non si sa perché non vogliono lavorare. Strano, molto strano questa cosa. Quindi qui ho segnato dal 5:33. Andiamo al 5:33 qua. Vai. In questi giorni, darsi da fare, muoversi in qualsiasi direzione, partire da qualsiasi lavoro. Fai qualsiasi cosa a pecora, qualsiasi cosa. Anche quello di sostituire una portiera rumena. Capito? Pecora. Pecora, pecora! Buona pecora, buona! E adesso io mi perdo qua sempre. Quindi giovane senza futuro. Ma attenzione che lui ha una proposta qua. Sentiamo la proposta qua. Una volta almeno c'era il militare. Che ne pensate? Di far ritornare il militare? Qualcosa yes, sir. Faceva. Adesso neanche quello. Vai. Io proporrei come... legge generale per la crescita dei ragazzi, un anno intero ai maschi e alle femmine di servizio civile ben organizzato, lontano, 1000 chilometri da casa. Certo. Solo così avremo un rito iniziatico serio, imposti. Capito, ragazzi? Vi piace il futuro che stanno preparando per noi i malati di mente? Qui diciamo c'era questa insegnante che non riescono a capire l'orrore in cui si trovano e invitano l'esperto. Intanto però questa teacher qua, questa insegnante,
dice che non c'è nessun problema con i giovani. Sentiamo. I giovani sono, almeno rispetto a noi, alla nostra generazione, molto più capaci con la tecnologia, non forse con la tecnica, con un concetto diverso, come immagino dirà, ma con la tecnologia. Cioè sono, secondo me, sanno essere padroni. Sanno essere padroni. Ma vediamo un giovane come usa la tecnologia, sentiamo. Ciao ragazzi, oggi vi racconterò come mi sono sborrato in bocca. Prego, intanto facciamo andare avanti anche l'insegnante. Non so se è vero. Contemporaneamente. Io questo penso. Sanno essere padroni sicuramente più di me, sicuramente più della nostra generazione. Io vedo i miei studenti che se la cavano benissimo. Aiutatemi! Mettiamo in un punto qualsiasi. Cosa ho da perdere? Sto giocando malissimo perché da tanto che non gioco e sono in after. Sono in after, raga, così non sono capace né di intendere né di volere. Da quando non c'è Joe devo trovare figli, però... comincia a fare caldo. Questo è un video difficile, raga, è molto difficile da registrare e anche da caricare. Però in molti di voi ho stimolato la curiosità. Non voglio gettare la pietra e tirare via la mano, capito? Cioè, mi sono sborrato addosso, parliamone. Dico addosso e non in bocca perché... cioè, diciamo che secondo me qualche gocciolina è entrata. Attenzione, torniamo alla maestra. Con la tecnologia, sanno cercare e trovare di tutto. E non mi stupisco, e con questo concludo questa breve provocazione, cioè non sono così preoccupata. E non è così preoccupata. Che essendo studiato, io so che qualche molecola di sborra, probabilmente. La tavola periodica SBR. Sono quattro. Secondo me, raga, c'è qualche. Nel senso, mi. Non. Cioè. Allora, è stato un errore, come me. Ma fa culo. Diciamo che era un giorno come gli altri. E un giorno come gli altri, per giugno, cosa vuol dire? Che ero eccitato tanto. Partendo dal presupposto che io non mi seguo tanto. Ma quando lo faccio, mi sborra tosto. Ritorniamo alla maestra. Che non vede nessun problema. Via, non abbia una grande accoglienza, che non ti interessi poco, questo è vero. Interessa poco. Non sono particolarmente preoccupata perché vedo che attraverso la tecnologia. Sto scherzando. Io sono un ragazzo normale in realtà. Cioè, la mia immagine su YouTube ormai è già rovinata, quindi. Questo video. Io sono laureata e tu fai video in cui parli di sborra? Complimenti, Jumbo, complimenti. Passano gli anni ma sei rimasta la solita puttana, eh? Andiamo avanti. Dalla maestra. Se non la tecnica. Preparano progetti, sono motivati, sono... non sono rassegnata presente, quelli che vedo io. Preparano progetti. Mettiamo in un punto qualsiasi del video, ragazzi. Cioè, c'è da... è una cosa che fa parte di noi, di me non tanto. Punto qualsiasi, ragazzi. Soddisfazioni personali non sono altro che delle sborrate. Andiamo avanti. E ci pensate, raga, che vostra madre ha ingoiato? Vostra madre lì che fa? Quella demogorgona di vostra madre che prende la sborra di vostro padre. Mamma, perché piange? Ritorniamo dalla maestra. So se Pietro e io abbiamo studenti particolarmente diversi dagli altri. I miei studenti sono molto bravi. I suoi studenti sono sempre bravi. Ma vi immaginate morire ora, raga? Che tipo mia madre si riguarda la registrazione sperando di trovare un bel ricordo e poi trova me che parlo di seghe, di sborrate. Sempre grazie. Ma è già qualcosa che se vi è venuto un minimo il dubbio. Si chiude nel suo stanzino insieme al suo cane e lontano dagli occhi indiscreti delle altre persone prende il suo cane per le zampe e lo trasporta per tutta la stanza facendo la carriola col cane, no? Questo cosa vuol dire? Che comunque tutti noi siamo strani, raga. Immagino che tutti voi abbiate qualcosa di cui vi vergognate talmente tanto da non dirla nemmeno al vostro migliore amico. Vi vergognate appunto del giudizio degli altri. Vaffanculo al giudizio degli altri. A me che torniamo a questo. Sempre perché si parla male di studenti di solito, allora invece io dico che sono bravi, molti sono bravi, insomma. E, ecco, io non li vedo così delusi, così nichilisti, così rassegnati, così passivi. Ma no, perché? Neanch'io, in realtà. Detto, raga, siamo in ballo, sborriamo. Che senso ha appunto risistemarsi, tanto vale che mi seguo in questa posizione. Mai! Scelta fu più sbagliata, perché diciamo che quando sei in quel momento, niente ti può fermare. Non riuscivo a fermarmi. Qui, ragazzi, vorrei aprire una piccola parentesi. Voglio essere sincero con voi, io non ho un getto così prepotente. È un getto timido. Ok, ritorniamo alla maestra. Con un po' di impulso reagiscono bene e hanno capacità inventive. Questa è la mia capacità inventive, creative, non mancano loro. Non mancano capacità inventive. Mettiamo un altro punto qualsiasi.
Anza, eh? Era un giorno come gli altri. È successo più o meno un anno fa, più o meno, non so benissimo la data precisa perché non me le segno queste cose, però dalla mia memoria non esce. Me la sborra dalla mia gola! Era una giornata tranquillissima, raga, ve lo giuro, era proprio una giornata tranquilla. Già facevo video su YouTube, mi ricordo, e già avevo parlato della mia prima sega, se non sbaglio. Mi dispiace di... Ok, torniamo. Manca loro questo aspetto. Ecco, io a questo punto passo la parola al relatore di questa serata, Umberto Galimberti, e ringrazio. Ecco, adesso l'esperto di sistema. Quindi da un malato di mente giovane passiamo a un malato di mente esperto con giacca e cravatta, ragazzi. Bambini intoccabili. Quindi un altro attacco che devono fare i malati di mente adesso, ragazzi, è come le pecore le educhiamo. Noi pecore abbiamo un modo antiquato di educare noi stessi. Dobbiamo educare le pecore come vuole il padrone. Sentiamo come vuole il padrone che noi dobbiamo educare i nostri bambini, che ricordiamo non hanno il cervello per capire il mondo, sono un po' come quello che ho fatto dire. C'è cascata. E allo stesso modo il bambino, ragazzi, non capisce, per questo ci sono le regole. Invece loro, capendo, loro, capito, che fanno loro? Loro devono dare potere alle persone che non sono capaci di capire il pericolo, ragazzi. I bambini e le donne, ok? Con tutto il rispetto per le donne, ragazzi. Però il fatto sta che viviamo in un mondo dove andate con questi predatori, ragazzi. E io sto qua in una camera da solo, capito? Perché o devo fare lo schiavo, però questa è la realtà, ragazzi. Come me ci sono tanti altri giovani che sono finiti così, che non c'è futuro. Sì, la donna, non vedendo il pericolo e la stupidità che fa, cioè invece di protestare, di non vestirsi alla moda perché stai a fare la puttana, fermate, ma non ci arriva. E quindi la stessa cosa. Loro sanno i punti deboli e devono dargli potere, capite? Non gliene frega niente a loro dei bambini, perché loro se li mangiano i bambini nelle loro sedute, capito? Non è che gliene frega niente dei bambini adesso. Vai, malato. È sufficiente che noi spegniamo la luce quando il bambino è ancora sveglio, che il bambino va in angoscia, si mette a gridare. Capito? Il bambino lo devi lasciar fare quello che vuole, devi distruggerti casa. Lui, che non ha paura di niente, si mette a gridare quando perde i punti di riferimento della sua stanza. Dopodiché arriva la mamma, che è il riferimento di tutti i riferimenti, oppure accende la luce e il bambino smette di piangere. I bambini soffrono di angoscia, non di paure. Dormire con la luce accesa, ricordo che fa male, diciamo, però questo è un dettaglio. E allora, per ridurre l'angoscia, più crei nessi causali e più ti orienti nel mondo. E i nessi causali loro lo fanno prima con dei gesti. Non so, accendono e spengono la luce, vedere l'effetto che fa. Non è un gioco, oppure se è un gioco, è un gioco per capire una connessione. La mamma lascia stare, boom, giù la sberla e finisce lì. E così la connessione non si fa più. Oppure perché? Io mi ricordo. Capito? Se tu non giochi con la cosa, non capisci più come funziona il mondo, purtroppo. Guarda, che ho sentito qualche tempo fa per strada una... Sentite questa è forte, adesso lo lega così, fa una battuta, però... Un bambino che diceva alla sua mamma che passeggiava con la sua amica, la mamma. Ho detto, secondo me Dio non esiste perché non ha una mamma. Che è molto interessante. Che è molto interessante, perché è detta da un bambino che non capisce un cazzo. Però siccome loro sanno che l'attacco loro, diciamo, è togliere Dio, diciamo, dalla mente dell'uomo, così l'uomo toglie qualsiasi tipo di difesa e loro li possono sbranare tranquillamente, no? E quindi dice, ah, che bella cosa che ha detto il bambino, no? Ha messo in dubbio Dio, vai. Perché se non c'è una mamma, come fa a esistere? Dio non ha una madre, quindi perché dovrebbe esistere, no? Anche qui si cerca il nesso causale. Naturalmente la mamma non risponde, fa una bella sghignazzata con la sua amica, dice, come intelligente il mio bambino, sei stupida tu a non rispondere, sei stupida tu veramente. Questo messaggio non era per ridere, questo era un messaggio indirizzato agli adulti, non ai bambini qua. Lui gli sta dicendo, ma metti in dubbio l'esistenza di Dio, no? Chi è che ha inventato Dio? Se tutti abbiamo un creatore, chi è che ha inventato Dio? Loro sanno come stanno le cose, ragazzi. La nostra testa purtroppo non può immaginare queste cose, ma loro sanno.
che togliendoti di Dio, loro possono diventare loro dei e controllarti. Però ovviamente non penso che in un video si può mai riuscire a far capire questa cosa qua. Andiamo avanti. I bambini intoccabili, quindi qui ho scritto telefono azzurro, no? Cioè vai, se tu provi a educare tuo figlio, devi, arrivano anche forzatamente e ti tolgono il bambino. Quindi roba che ho scritto qua. E con la comparsa della sessualità finisce l'influenza che la parola dei genitori ha. Quindi praticamente qui dice il bambino deve prendere esempio dai coetanei e non dall'adulto, cioè non da te pecora che stai cercando di educare tuo figlio, no. Ti dico io come vanno educati. Il bambino deve sentire gli altri bambini. Sui figli, coi figli. I genitori continuano a parlare, ma sono parole vane proprio. Studia, dice il genitore. Poi la prima morosetta che ha il ragazzino che gli dice guarda studia, perché se no non sei una persona seria, allora magari si mette a studiare, perché funziona la relazione erotica. Capito ragazzi, c'è l'erotismo e quando glielo dice la ragazza lui si mette a studiare, ma se glielo dici tu genitore no, non lo fa. Capito? La ragazza si è spogliata e boom, il bambino ha studiato, semplice, no? Ragazzi, proprio dei camionisti presi e messi con la giacca e cravatta e messi lì davanti ai giovani così tranquillamente. Orrore puro, ragazzi, non ci sono parole. Dove sto io mi perdo? Devono conoscere il male. Ah, quindi bambini, perché fargli conoscere il bene, l'amicizia? L'amicizia e tutto. No, devono vedere il mondo come una cosa orribile. Beh. Mi pare che le nonne oggi facciano il lifting anche loro e non si occupino più dei nipoti, ma comunque quelle che si occupavano raccontavano delle storie, no? Delle storie, anche trucci, perché i bambini devono conoscere anche il male. E perché devono essere salvaguardati dal male? Certo. Una bella pagina di Freud in cui dice è troppo comodo raccontare ai bambini che tutte le cose vanno bene, perché poi è la prima volta che le cose vanno male e non sono attrezzati a capire che cosa sta succedendo. Wow. La bambina qua annuisce, brava bambina, t'ha fottuto, t'ha fregato, ma tu ci sei cascata. Perché lui è bravo, dice, fra tante veleno, ci mette anche il dolcetto, no? quella parola che sembra buona, ma se tu non segui tutto il filo, ci caschi. Me lo racconto molto bene per te. Sei una donna soprattutto. Quel passo. Bene, che succede? Le nonne ci raccontavano. Ragazzi, questa è una cosa che dobbiamo fare noi uomini. Cioè, dobbiamo capire che questi ci stanno facendo fuori piano piano. Sveglia, ragazzi, sveglia. È guerra. Bisogna capire chi aveva ragione, chi aveva torto. Cappuccetto Rosso, e anche con Storia Truce, dove il lupo mangia la nonna. Poi scopriamo che chi ha inventato queste favole, che ancora oggi vengono raccontate ai bambini, sono dei massoni. Andate a cercare chi è che ha inventato la nonna con la Cappuccetto Rosso che spacca la pancia, esce fuori quello che ha mangiato il lupo, tutte queste cose orribili. Sono questi malati di mente, ragazzi, che hanno messo in testa. Vogliono terrorizzarci già da bambini. Guarda il lupo, qua la nonna, no, talmente. Lì alla fine finivano bene. Sì. Certo, funziona. Per i malati di mente, per il mondo che volete costruire voi, funziona. Tanti altri malati di mente come voi ne escono fuori, che non c'hanno cervello, come oggi. Dove stanno qua? Colpa dei genitori, non del sistema. Quindi qui dà la colpa ai genitori. Povero pecora, è colpa tua, non di noi che abbiamo fatto una gabbia perfetta. Sentiamo il mostro. Dopo, quando hanno 14 anni, i genitori non si devono lamentare che questi bambini non si fidano più di nessuno. E dov'è che è incominciata questa storia? Chi gli ha insegnato a non fidarsi? Chi gli ha messo in contraddizione due zone affettive? I genitori. Che fanno bene. Bambini Edipo. Ah, quello è Edipo, ragazzi, quello che ammazza il padre e va a letto con la madre. Lui dice che dobbiamo fare quello. Vai. Perché tra i genitori amici che non ti hanno concesso di fare Edipo. I genitori non ti hanno concesso di fare Edipo, cioè di ammazzare il padre. E Edipo è un passaggio fondamentale, un passaggio fisiologico fondamentale.
Edipo vuol dire uccidere il padre. Capito? E poi andare a letto con la madre. Questa è la storia. Punto. Se non lo fai perché tuo padre è tuo amico e non ti nasce neanche la necessità di farlo, simbolicamente, dopo lo farai allo stadio l'Edipo, lo farai in piazza l'Edipo, perché non l'hai fatto in casa, perché tuo padre era tuo amico. Spettacolo, spettacolo. Bambini, letteratura. Quindi, letteratura, ragazzi, diciamo, in ogni sistema... Che cos'è la letteratura? Che cos'è adesso lui ci dice che cos'è la letteratura. Ragazzi, se io in un sistema creato da questi malati di mente pubblico qualcosa che non va bene a loro, loro mi fanno fuori. Quindi la letteratura, gli esperti, la storia, la scrivono loro, i nostri predatori. E i nostri predatori decidono cosa deve leggere la pecora. Adesso, ovviamente, chi non crede... non capisce questa cosa, quindi lo devo dire così, non mi importa niente. Loro non vogliono che tu apri il libro dove c'è scritto come potenziare te stesso e non dare potere a loro, che è la Bibbia, che è gratis. Loro vogliono puntarti sulla letteratura, lo dice lui adesso, cioè sui libri scritti da loro, che paghi anche, tra l'altro. Quindi qual è la differenza? La differenza è che questo è un libro che non va bene a loro, per questo lo attaccano. Non ti fa aprire le cosce e andare a letto con chi ha più soldi. Capito? Invece questo sì, letteratura. Quindi sentiamo, malaudamente, che ci spiega cos'è la letteratura. Letteratura, se vogliamo dirlo in poche parole. Dai, poche parole. Il luogo in cui tu impari. Che cos'è l'amore? In tutte le sue sfumature. Capito? Che capisce? Impari a fare la mignotta. Magiche, entusiastiche, felici. Entusiastico, entusiasmo, pecora. Vai, apri le cosce. Che cos'è l'amore? Che cos'è il dolore? Cos'è la tragedia? Cos'è la disperazione? Cos'è la noia? Che cos'è il suicidio? Tutto. Suicidio, ragazzi. Ti diciamo perché parla fuori. Tutto dai. Lì impari. Tutto lì impari. Pecora! Pecora, è tutto lì! E quando tu hai imparato queste figure e le modalità con cui queste figure si possono declinare, dal suicidio alla speranza... Lasciamo stare, ragazzi. Ai ai ai, colpe di letteratura. Ah, serve nuova mappa, schiavo. Quindi lui adesso, noi esperti abbiamo la mappa giusta. Quindi lui adesso, siccome tu sei una pecora che mi guardi come un esperto, io adesso ti dico come ti devi comportare, perché io ne so qualcosa. Qui mancano solo le corna qua. Solo le corna mi mancano. Che diavoletto. Ecco, non possiamo più ragionare in termini umanistici e interpretare il mondo in termini umanistici, dobbiamo interpretarlo in termini tecnico-economici, con tutte le conseguenze positive e negative che ne conseguono. Capito? La tecnologia, ragazzi, io devo controllarti senza filo, farti fare quello che voglio. Che ne conseguono. E allora è come dei filosofi dire, guarda che il paesaggio è cambiato, adesso ti servono questi strumenti, non più quelli con cui fino adesso sei stato abituato a leggere il mondo. Cioè, non fare l'antico. Non pensare come si pensava 20 anni fa, 30 anni fa. Poi, questa situazione è disperante. Cazzo certo. Tuo. Ma la disperazione è la conseguenza di chi ha sperato. Capito? Tu hai sperato. Tu hai voluto costruire un futuro, avere ambizione e tutto. No, devi morire. Solo quelli che hanno avuto speranza possono disperarsi. Non è un gioco di parole. Il greco non si sarebbe mai disperato di fronte alla morte. Lo sapeva fin dalla nascita. Hai capito? Il malato di mente non si fa problemi. Che doveva morire. È solo chi ha creduto nell'immortalità e poi nel futuro e poi nell'ottimismo e poi in tutte quelle categorie succedanee alla salvezza. Capito? Non dici che crede nell'ottimismo. Che adesso hanno l'impressione di disperarsi, però l'atteggiamento suo è tutto sommato simpatico, perché dice, lei vede il male e cerca di meglio. C'è la gente invece che il male non lo vuole vedere e dice è un pessimista. Ai, ai, ai. Che altro dice il malato qua? De Masi, vecchietta migranti. Qui un altro aspetto ci dice che dobbiamo accogliere, diciamo, e prende in giro i quelli che non amano, come dovrebbero. Questo si scrive nei giornali, ragazzi, tutti e due. Quindi gli appartenenti alla, diciamo, alla religione o all'ideologia solidarista
sono di gran lunga la maggioranza. Uno si aspetterebbe che se una vecchietta deve attraversare la strada ci siano 50 persone che se la contendono per fare il fioretto e andare in paradiso, e che se arriva un immigrato ci sia proprio una sollevazione di popolo per accaparrarselo e trattarlo bene. E invece? E invece è quello che abbiamo sentito tutt'oggi. Sono cose proprio pazze. Capito, ragazzi? Le pecore che non capiscono quello che hanno in testa i malati di mente, li vedono così, che li vedono in giacca e cravatta, i mostri, e ci cascano. Non facciamo quelli diversi, sentiamo l'esperto qua che ne capisce. Ma ora ci dicono che non dobbiamo perdonare. Scusa, perché devi perdonare? Se ci pensi bene, la sua domanda è profondamente cristiana. I cristiani sono assetati di rimedio, così come sono assetati di perdono. Ma perché devi portare? Scusa. Io la parola perdono la abolirei. Ogni volta che vedete come succede qualcosa, ha perdonato. Malessere, qual è il rimedio? È una domanda cristiana questa. E io da greco non riesco a rispondere a domande cristiane. Però in generale il compito del filosofo non è quello di indicare soluzioni. Che vuoi soluzioni da lui? Sveglia pecora, buona pecora. Ecco, non perdonare. Il cristianesimo vuole, capito? Il cristianesimo uguale individualismo. Ecco, è stato il cristianesimo a mettere al centro l'individuo prima della comunità. Tant'è che Rousseau dice che i cristiani non possono essere dei buoni cittadini. Capito? Rousseau, ragazzi, Rousseau era quello che mettono anche nel Movimento 5 Stelle, no? C'è un malato di mente, tipo loro, che è stato scelto come filosofo, e che diceva che noi abbiamo cambiato il mondo con la Rivoluzione Francese, che in realtà non è cambiato niente, perché il sistema è rimasto sempre ingiusto. E non lo possono essere, lo possono essere di fatto, ma non di diritto, perché per loro quel che conta è salvare l'anima, non la comunità. Vita cristiano. Bene, questi bambini, dopo che si sono fatti le loro mappette, ai miei tempi, cioè, quando i vecchi, per esempio, non ce la fanno più perché hanno, si ricordano di altri tempi, no? Lui adesso li prende in giro. Ma quali altri tempi? Quegli altri tempi erano stupidi. Tu sei un vecchio rincoglionito. E se invece noi vogliamo semplicemente rassicurarci con i nostri principi, che poi sono in realtà solo delle pigrizie mentali, quando senti i vecchi che dicono: ah, i miei tempi non rimpiangono per niente, rimpiangi solo la potenza sessuale che hai perso e la coscienza che hai perso tra le mani, oppure quando senti dire che... Ma ridono i coglioni, ragazzi, ridono perché sono dei malati di mente ormai e non gli fa più effetto, non capiscono, gli stanno piano piano spogliando vivi. I miei principi, quei principi sono solo le tue abitudini mentali, e le tue abitudini sono forme di pigrizia. In questo senso dico che la psicanalisi... Capito, la psicanalisi, sì. Dei psicopatici. In tempi i valori si svalutano, non hai diritto a niente. Tutti i valori si svalutano. Cioè, piano piano il mondo diventa cattivo, però non è cattivo, è moderno. Tu lo devi accettare così com'è. Dunque, che i valori si svalutano non è una cosa interessante, perché i valori non è che scendono dal cielo, non è che sono delle entità metafisiche o religiose. Capito, ragazzi? I valori non scendono dal cielo. Cioè, tu non hai diritto alla terra, al cibo, a tutte queste cose qua. No. Siccome loro non te vogliono dare questi diritti, vogliono che ce li abbiano solo loro, allora ti dicono che tu non hai diritto a niente. Cos'è? I valori sono dei coefficienti sociali con cui una comunità decide di convivere con la minor conflittualità possibile. Megoglioni. Prima della Rivoluzione Francese la società era organizzata secondo valori gerarchici. Dopo la Rivoluzione Francese... Dopo la Rivoluzione Francese il mondo è diventato bellissimo, come vediamo oggi. Si è organizzata secondo valori di uguaglianza, almeno formale. Almeno formale, ecco, hai fatto bene a sottolineare. Almeno sulla carta, nella sua realtà invece no. Di cittadinanza, sono cambiati tutti i valori e non è che è finita la storia.
i valori si cambiano continuamente, perché se non cambiassero saremmo ancora l'età dei babilonesi. Capito, ragazzi? I valori li cambiano i malati di mente, ragazzi. Il valore è solo uno. Io sono essere umano, non devo dar fastidio a un altro essere umano. Questa è l'unica legge. Cioè, io sono libero finché non rompo le palle all'altro. Ok? Questo. Tutti abbiamo diritto ad avere terra, casa, da mangiare, e non di fare i poveracci come vogliono farci fare questi malati di mente, questi criminali. Siamo quasi alla fine, ragazzi. Attenzione, che si chiude con il botto. Quindi ho scritto Bibbia moda, nel senso che la Bibbia non segue la moda, nel senso che su quel libro, ragazzi, la Bibbia, ci sono, siccome è un libro di più di 2000 anni fa, ci sono scritti questi diritti che hai diritto a questi diritti, no? E loro non vogliono farti leggere questo libro. Loro vogliono che tu senti il giornale, quello che ha scritto il malato di mente del turno, del tempo. Ok? E il malato di turno del tempo ti leva questi diritti inalienabili, cioè che sono diritti proprio, fanno parte del, semplicemente perché sei vivo su questa terra, hai diritto all'acqua, al cibo, a tutto, perché non hai chiesto tu, è un diritto che ti è dato da chi ti ha creato. Invece loro vogliono toglierti questi diritti. E siccome Dio ci ha creati con l'abilità di essere liberi di fare sia il bene che il male, perché se non lo fossimo, a quel punto, cioè se Dio ci fermasse ad ogni cosa che noi facciamo, praticamente non saremmo più liberi. Però siccome lui non voleva così lasciarci liberi, ci ha lasciati liberi anche di fare il male. E loro si divertono a fare il male adesso. Quindi, valori si svalutano due. Vai, un'altra volta lo dice il malato di mente. Capito? Deve dire che... Allora, che i valori si svalutano non è una cosa importante. Ogni volta che si sentono dire i valori, una volta, sono retoriche senili o rimpianti inutili. Che i valori si svalutano è la condizione della storia. La storia procede perché alcuni valori si svalutano e altri si rivalutano, no? Prima della rivoluzione francese. Capito, ragazzi? Lo fanno diventare come una cosa normale. Ma è sempre stato così, quindi non fate gli antichi. C'erano dei valori gerarchici, dopo la rivoluzione francese sono nati dei valori di cittadinanza. Certo, lo vedo. Almeno formale. E così si è cambiata la storia. Perché tenete conto che i valori non scendono dal cielo. Capito, ragazzi? Questo vogliono toglierti loro. I diritti che ti ha dato chi ti ha creato, loro vogliono togliertele. Risentiamo. E così si è cambiata la storia. Perché tenete conto che i valori non scendono dal cielo. Capito. Sono dei coefficienti sociali condivisi da una determinata società grazie alla quale condivisi da chi è più forte, ovviamente grazie al rispetto di grazie agli esperti come te, questi valori si riduce la conflittualità grazie alle mignotte come te, si vive meglio, questi sono i valori, si vive meglio così, ragazzi. Scusa, non capisci che stai vivendo meglio? Non lo senti? Marcuse, esperti malati di mente come me, Foucault, Nietzsche, tutti malati di mente, ragazzi, che sono diventati famosi perché siamo governati dai malati di mente. Queste cose erano già state profetate nel 1956 da Herbert Marcuse in quel bellissimo libro Eros e civiltà, in cui diceva ormai, capito, ragazzi, tutti questi malati di mente, Foucault, che era un rimettiamo questo qui immagine, Foucault che era un andava così nei bar così per omosessuali e si divertiva a fare i suoi party finché non è morto poi di AIDS. Poi c'era Nietzsche che non c'è bisogno di commentare, e tra tutti questi, diciamo, esperti c'era anche questo Marcuse, che lui adesso ci dice cose importanti che ha detto questo Marcuse. Vai. Siamo una civiltà abbastanza pulente, stiamo abbastanza bene, non perché ce lo nascondiamo. Forse non abbiamo più bisogno di lavorare 12 ore al giorno, 8 ore al giorno o 35 ore alla settimana. Forse potremmo lavorare la metà del tempo e dedicarci a Eros e civiltà, all'erotica. L'erotica non è solamente quella roba pornografica. L'erotica sì, è anche sessualità, ma è anche sensibilità, è anche bellezza, è anche cura dell'arte, è anche cura della musica, è anche cura dell'inutile.
perché se tutte le cose sono utili, tutte le cose non servono a niente, perché l'utile dovrà pur fermarsi in qualcosa di inutile, perché se una cosa è sempre utile, io faccio una rincorsa all'infinito e non trovo mai la felicità e la gioia. Capito? Felicità e gioia, con cazzate, ragazzi. È un esperto. Se non hai capito... Ci siamo più qua? È difficile da capire sta roba? Bella Madonna! Va bene, andiamo avanti. Ascoltare questo argomento è Marx, il quale dice: tutti pensano che il denaro sia un mezzo per raggiungere... Marx, tirato fuori un altro esperto, malauguramente. Sempre massoni questo, eh? Informatevi. Io ci cascavo, sentivo Marx prima, solo ora ho capito che erano tutti nello stesso club. Stiamo alla terz'ultimo, senza senso. I greci, capito, non volevano un senso, no? Cioè, perché non abbiamo futuro? Qual è il problema? La teoria del senso, ci si chiede che senso ha. Se invece lei si muove in un contesto greco, una cultura greca, dove noi nasciamo, cresciamo e moriamo esattamente come le piante, come gli animali, perché a gestire la nostra vita è la specie, non noi, e l'io è solamente un'illusione, ecco perché i greci non dicevano mai ego. Fatality. Spettacolo. Penultimo. Non credo ai valori. Però ti devo anche dire una cosa, che io, sai, i valori non è che ci credo tanto. Ma no, ridillo. Però ti devo anche dire una cosa, che io, sai, i valori non è che ci credo tanto. Ma non si direbbe. In questo non sono solo. Ovviamente. Nel senso che, come dice bene Heidegger, dice i valori non... Come dice bene Heidegger, un altro malato, ovviamente. Sono semplicemente valgono. Che cosa sono esattamente i valori? Ecco, dice. I valori non sono altro che un sistema di regole che una comunità adotta per ridurre al massimo la conflittualità. Nient'altro. Sono delle convenzioni. Una volta, per esempio, prima della rivoluzione francese, la società era organizzata secondo valori gerarchici. Invece adesso è diventato molto più giusto. Ma ritorniamo alla cosa dell'esperto qua di... l'avevo tolto, peccato. No, con la scheda, no, del malato demente, no? E a quel punto io vediamo se riesco a trovare la scheda, no, che avevo messo all'inizio. Biografia. Ovviamente è uscita roba sconcertante, però ritorniamo a questa musichetta così. Beh, nel 1963 vince una borsa di studio indetta dal Ministero degli Esteri all'Università di Basilea, dove frequenta i corsi di Kurt Rosman e Hans Sahner, che gli nazisti consentono di incontrare in più occasioni nella sua abitazione Karl Jaspers, che tra una discussione e l'altra sui temi della filosofia dell'esistenza e sul rapporto tra fede e verità lo sensibilizza alle tematiche della psicologia e della psicopatologia. Ecco, ottimo lavoro ha fatto. Ha fatto un ottimo lavoro. Però, diciamo, per concludere, io adesso lui ammette che ha eseguito gli ordini e ho semplicemente eseguito gli ordini come i nazisti, diciamo, prima, durante la seconda guerra mondiale hanno ammazzato, hanno fatto. Anch'io sto facendo tutto questo perché sto eseguendo ordini, purtroppo. Quindi prendetela con me. Perché dice che nel nazismo si è verificato che la responsabilità non era più in ordine agli effetti delle nostre azioni,
come peraltro ci aveva insegnato Max Weber. Ma la responsabilità era solo nella perfetta esecuzione degli ordini del superiore. Quindi immaginate, sta parlando di se stesso? Cioè una responsabilità che non si estendeva alle conseguenze del mio agire, ma rispondeva solo all'ubbidienza di chi me le aveva prescritte. Non so se lo ricordano quando Heitman è stato processato in un tribunale di Israele. Heitman, mettici il nome suo. E in generale quando venivano catturati questi comandanti nazisti, i quali dicevano: io ho eseguito gli ordini. Dal punto di vista dell'età della tecnica, la risposta è esatta: io ho obbedito agli ordini. C'è un bel libro di Gitta Sereni, dove Gitta Sereni intervista Franz Stangl, che era il direttore del campo di concentramento di Treblinka, ancora vivo, e gli chiede con 170 interviste che cosa provava a fare quello che faceva. E quello cerca sempre di svicolare, oppure secondo me non capiva neppure che senso aveva una domanda, cosa provavo. A lui non si chiedeva di provare qualcosa, a lui si chiedeva di eseguire bene qualcosa. E alla fine risponde: ma perché mi fa questa domanda? Alle 11 del mattino arrivavano 3.000 persone che dovevano essere soppresse entro le 3 del pomeriggio, entro il pomeriggio ne arrivavano altre 3.000 che dovevano essere soppresse entro la sera. Questo metodo l'aveva ideato Wirt e io lo eseguivo alla perfezione. Questo era il mio lavoro. Attenzione! Ho imparato qualcosa a pecore da questo video? Io spero per voi, care pecore, buone. Spero che, insomma, per voi pecore, che abbiate, diciamo, imparato qualcosa da questo, da tutto questo, diciamo. Sì? Imparato, no? Hanno imparato, ragazzi, grazie dell'attenzione ed arrivederci. Si è bloccato quel disco, e arrivederci, chiudiamo, alla prossima, ciao.